Oddio, ma mi proposi io, penso, sì. Sapevo di questa cosa qua, quando insomma Mario Giarani, il produttore, che ci stimo molto a vicenda, si autoconvinse subito di questa follia, lo organizzò un provino. E poi da lì poi devo dire che mi avevano scelto, avevo convinto tutti, l'idea iniziale era farlo con i prostetici, ma per me con i prostetici non aveva senso. Poi c'è stato un periodo in cui, un momento in cui dovevo più farlo io, con una serie di motivi che non sto qui a spiegare, ma anche in quel periodo insomma ero abbastanza sereno perché dicevo vabbè, hanno sbagliato loro, è un peccato, perché io ero sicuro di aver centrato la sua personalità ironica. Tant'è che poi insomma sono ritornati al sottoscritto. E per fare questa serie immagino che insomma vi siate incontrati con Totti, lo hai frequentato, sì, sì, sì. Ci hai parlato, ecco lui come ti vedeva come suo alter ego? Malissimo. Mi aveva capito di mangiare, diceva che devo mangiare. Questo era un modo per dire ma che cazzo c'entri con me? Però poi, sai, è fondamentale quando fai queste cose qui non andare contro insomma, l'umore del personaggio su cui si legge tutto, quindi devi innanzitutto fare delle cose che lo convincono e se non lo convincono devi sperare di convincere. Andargli contro ha poco senso. Quindi Totti lentamente si è convinto. Però è una persona molto libera, non ha mai messo il bastone tra le ruote, insomma, non ha mai detto che va bene. Anche perché Mario Giannani insomma, mi presentava molto bene, quindi cercavo di convincerlo. Però poi quando ho visto gli episodi, mi ricordo che il primo episodio al cinema, dove proiettarono questa sala, è stata una cinema, una sala montaggio molto bella. E tra il primo e il secondo episodio chiamarlo e disse guarda vuoi venire a vederlo perché è contento se viene, e questa è una cosa insomma mi ha fatto capire che gli era piaciuta la serie, che lo stavo emozionando perché altrimenti non avrei voluto vedere con me. Alla visione del primo episodio non c'è, è stata tenuta a distanza, ma io preferivo anche l'esperienzato di lasciarlo lì per una persona, e invece poi dal secondo ha voluto che io presenziassi ed è una serie molto emozionante. Tra l'altro io ho detto premio. Poi quando una cosa emoziona in maniera così leggera e sincera, poi le persone se ne accorgono, quindi anche i tifosi della Roma se ne sono accorti. Io ho avuto molti tifosi, molti ultras che inizialmente erano un po' scettici. Molto scettici, ma poi mi è piaciuta molto ed ero un'età di questi fan della serie. Ma nel momento in cui tu interpreti un personaggio reale, e in questo caso popolarissimo, c'è una responsabilità diversa nel lavoro dell'attore? Si sente questa responsabilità? Sì, senz'altro, ed è una responsabilità che percepisci soprattutto mentre la serie sta uscendo, pochi giorni prima, ti accorgi effettivamente che hai fatto un film su una persona vivente e in questo caso su una persona che è considerata una sorta di figlio, un misto fra Dio e un figlio per il tipo della Roma, Totti. Però è anzitutto un figlio, ma il che è ancora peggio, che Dio intanto lo bestemmi. Il figlio, una madre è figlio, non toccabile, quindi insomma più si avvicinava all'uscita, più andava incontro poi a quella valanga di commenti dell'attesa che mi hanno un po' fatto sentire il profumo della responsabilità, però devo dire che poi all'inizio non l'ho mai percepito, sembrava una chiamata talmente bella e alta a cui era impossibile risultare. E Pietro Castellitto l'aveva vissuto il mito Totti da tifoso? Io sono cresciuto
sono cresciuto allo stadio e sono cresciuto guardando Totti, e poi Totti tra l'altro è uno che ha iniziato a giocare a pallone, a giocare in Serie A prestissimo, quindi già a 16 anni, 17 anni, a 22 anni era già il numero 10 capitano, non trovo, credo, sì. E quindi io ricordo di me piccolissimo, quando lui allo stadio, ho detto più volte che era il suo posto in camera, lui per me era sempre un uomo, io dico di interpretarlo, ma mi sembrava una contraddizione, mi sembrava impossibile per quella persona che per me era da sempre grande, e nei confronti della quale appunto io nutrivo e nutrirò per sempre una riverenza proprio legata al fatto che ci sono cresciuto. La responsabilità è venuta dopo, appunto, come dicevo, mentre la serie stava uscendo. Prima c'era soltanto Gianni.